posso validare? Senti, No, vai. Figure. No, era solo per salutare. Non si torna mai su quello che è successo. Penso che da capitano la responsabilità uno se la assume rispetto a una prestazione proprio opaca, al di là della prestazione tua, se sei contento, soddisfatto, ma soprattutto è prospettivo, perché a noi è importante anche questo, poi quello che è la squadra non deve giocare, non deve giocare, perché secondo me stare pure questo. Quando si perde un po' di critica, ma per costruire. Vabbè, quando si perde è normale che qualche critica venga fuori, è inevitabile. Sicuramente siamo alle prime partite, ancora non siamo nelle migliori condizioni fisiche, ma penso che la condizione sia questione di poco, manca qualche partita sulle gambe, poi verrà fuori. Sicuramente. Personalmente non sono soddisfatto di come è andata la mia partita, ma anche quella della squadra. Detto ciò, comunque abbiamo avuto diverse occasioni da gol per pareggiare. Probabilmente avessimo segnato prima, stavamo a parlare di un'altra partita. Senti, ma secondo te questa sconfitta ridimensiona un po'... non dico la portata delle ambizioni del Frosinone, perché giustamente tu sottolinei, siamo ancora alle prime partite, ma quantomeno questo clima di euforia, di ottimismo che aveva accompagnato questo inizio di stagione anche per le vicende in Coppa Italia. Io penso che non ridimensioni nulla, anzi ogni tanto qualche sconfitta penso che se presa nella maniera giusta può anche far bene per scuotere un po', per capire insomma dove sono stati fatti degli errori, e quindi insomma se siamo una squadra matura e intelligente dobbiamo cercare di migliorare gli errori fatti e ripartire già da domenica con più rabbia, e insomma ci sono anche gli avversari, non è che si può vincere con tutti. Senti, so che lo spogliatoio è una sorta di sagrestia, no? Dove rimangono le cose segrete eccetera. Fai una volta tanta un'eccezione, che va detto Stellone quando avete preso la preparazione, quando vi siete guardati negli occhi e avete parlato? Ma non ha detto niente di... questa settimana qua... Sì, dice... dopo questa sconfitta, dico. Ma... Poi non credo che avete detto bravi, per continuiamo no, così. No, sicuramente no, però il mister analizza sempre in maniera molto serena le partite, non si esalta quando... Non si esalta quando vinciamo e non si deprime assolutamente quando perdiamo una partita. Capirà che si sono frasi fatte, io volevo essere... No, non sono frasi fatte, la realtà delle... Sì, ho capito, però volevo sapere, qualcosa va detto, no? Bisogna stare attenti. Gli errori tecnici ce li ha detti, abbiamo rivisto la partita. Ecco, questo lo sapevo. Questo viene fatto tutte le partite, anche quando vinciamo. Anche quando vinciamo riguardiamo le partite e vediamo dove sbagliamo, dove facciamo cose esatte. E niente, è stato analizzato tutto in maniera serena, senza fare particolari drammi, perché abbiamo perso una partita, certo. Non è che abbiamo perso 5 partite di fila. Ecco, l'ultima per me. Ma secondo te è concepibile, io parlo, ma per la tua intelligenza e la tua esperienza, poter prendere un gol con una traversione fatta da Tragampo? A difesa schierata l'ha preso ieri sera la Juventus in Champions League. Sì, vabbè, ma la Juventus ci sono stati due impalli, però. E quindi lo possiamo prendere anche noi. No, la Juventus l'ha preso perché ci sono stati due impalli. Guardi, sicuramente è stato un errore grosso, condizionato anche dal vento che ha accelerato la traiettoria della palla, quindi non è stata letta bene, però gli errori li commettono in Champions League, quindi penso che li possiamo commettere anche noi in Serie C. Io torno anche, scusa Maurizio, prima gli do tutte le domande. Torno un attimino al discorso che dicevi inizialmente della condizione fisica. Ma fisicamente voi vi sentite bene? Ecco, ci vuole questo tempo e quanto? Perché ma no, mi sono accorto che in Coppa Italia, con la team parlo,
correvamo, però diversi. Sai, il calcio di agosto. Quindi c'è questo riflusso, questo, diciamo così, questa momento. Ma nessun riflusso. E sicuramente le prime partite dei campionati non si può mai stare al massimo. Questo almeno per quanto mi riguarda è sempre stato così. La tua condizione, per esempio? Ma la mia condizione ancora non è, per forza di cose, non è. Non sto bene come potrei stare, che ne so, tra 15-20 giorni, questo sicuramente. Non sei fra la scorsa stagione, diciamo. Ma non lo ero neanche le prime 3-4 partite dell'anno scorso. No, io non me le ricordo le prime 3-4 partite dell'anno scorso. Mi ricordo il bello. Una l'hai fatta ottima, delle 3-4 iniziali. Le altre tre un po' sottotono. Quanto l'anno scorso? Sì, io non me lo ricordo. È una carbura un po', come si dice, ci vuole un pochino di tempo. Senti, capitano, comunque allora, secondo te che insegnamento una squadra come Frosinone, che punta al vertice, a giocarsi il campionato, deve trarre da una sconfitta come quella di Perenza? L'insegnamento che questo campionato, lo sappiamo già, che questo campionato è molto difficile e bisogna lottare ancora di più per se si vogliono raggiungere obiettivi importanti. Poi ripeto, se la palla nei primi 20 minuti fosse entrata nella porta avversaria, magari stavamo a parlare di un'altra partita. Loro dopo hanno segnato, si sono chiusi abbastanza, è stato più complicato raggiungere il pareggio. Senti, però diciamo, scusa, ecco, però dico, io ho visto la partita, per fare il commento, naturalmente ho visto la partita in televisione differita, insomma, e sentendo la radio corona che sembrava, insomma, una partita discreta, invece la partita stava bruttina, insomma, no? A un certo punto sembrava di assistere a una partita a tamburello, cioè lanci lunghi da una parte e lanci lunghi da un'altra, quasi mai un fraseggio. Tu che partivi addirittura dalla nostra tre quarti, se non addirittura dalla linea difensiva, prenditi il pallone. Ecco, come mai non si riesce ad arrivare in zona gol, area avversaria, cioè al termine di un fraseggio, insomma, degno di questo? No, sai, allora i lanci lunghi li abbiamo fatti più che altro verso la fine della partita, ma c'era molto vento e il campo faceva schifo, quindi non era facile giocare. Poi c'è da dire che c'è sempre l'avversario, erano anche abbastanza aggressivi, non era semplice giocare il pallone. E sono proprio queste le difficoltà di questo campionato, dove le squadre corrono molto, ci sono pochi spazi, quindi a volte per forza di cose si ricorre ai lanci. Corrono molto, però diciamo, non è che Catanzaro corresse insomma tanto di più rispetto a noi. Dalla televisione magari sembra che non corrano, ma ti assicuro che di più. No, non è che correvano di più di noi. È questo, allora, perché altrimenti come aggredivamo noi, aggredivano loro, quindi si ricorreva ogni tanto al lancio. Guarda, rispetto alla scorsa stagione c'è un'ambizione diversa già dal principio da parte del Frosinone, e di conseguenza anche una sconfitta che, seppur episodica, comunque rimbomba di più. Sotto questo aspetto il Frosinone ha le carte regola per tenere questa pressione superiore rispetto all'anno scorso, questa volontà di comunque andare a salto di categoria, e per questo comunque sia una sconfitta, che una vittoria sembra una cosa normale, invece una sconfitta può sembrare. Ma io penso di sì, poi tutta questa pressione, sinceramente, per una partita persa non la vedo, insomma, magari è la parte vostra la pressione, però abbiamo perso una partita, siamo consapevoli di averla persa, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di ripartire con uno spirito positivo, che insomma è solo quello alla fine che ti permette di raggiungere dei risultati. Quindi stai dicendo comunque anche del balletto bisogna tenere il massimo rispetto, certo, che corrono. Cioè, nel calcio non ti regala mai niente nessuno. No, psicologicamente c'è questo discorso che da parte vostra magari mettere una pietra sopra a Catanzaro e pensare a Balletta. Bisogna pensare a Balletta, non sto bando nessuno, anzi, esatto, quindi, con tutto, con il massimo rispetto del Balletta, però certo. Essendo consapevoli comunque della nostra forza, che
se giochiamo in una certa maniera, insomma, possiamo batterli. Va bene. No, vabbè, col capitano, se no qui ci mettiamo troppa pressione. Allora, comincio io. Certo. Sei partito bene, era la tua grande occasione. Ecco, pensi di averla sfruttata questa occasione o ti è mancato qualcosa? E che cosa? Ma sicuramente quando c'è una sconfitta di mezzo, se vogliamo chiamarle colpe, ma non sono d'accordo, però più o meno le hanno tutti, dagli 11 che partono all'inizio fino ai 3 che poi subentrano. Io sicuramente, come ho sempre detto, ho tanto da migliorare, però credo che nonostante la prova magari non positiva nel complesso della squadra, di essermi fatto trovare almeno pronto, perché come hai detto tu, i primi 20 minuti sono partito bene come tutta la squadra, poi loro si sono caricati trovando il gol, soprattutto qualche nostro errore personale ha permesso loro di caricarsi, perché i primi 20 minuti, come ha detto prima il capitano, se avessimo fatto gol magari stavamo qui a parlare di altre cose. Tornando al discorso mio personale, ti ripeto, da imparare 80, altrimenti le 30 partite invece di farle frare le faceva Altobelli, però spero, poi sarete voi a giudicare insieme al mister e alla società, spero di essermi fatto trovare pronto e di aver contribuito quantomeno a una prestazione personale positiva. Sì, lo chiedo a te che sei un giovane, quindi stanno vedendo sul corso dei giovani, no? In questa categoria di impiego dei giovani, ma chiedo una tua opinione, non è il caso forse di giocare le partite un po' più di spontanezza, proprio perché non ci sono le processioni quest'anno, quindi magari ecco, cioè, giocarsi una partita anche di più alta, mi sembra che anche se rischiato di pigliare il gol, poi alla fine si può perdere 1-4-3 a 0, non c'è 7-6 a 0. Però insomma, mi sembra che il Frosinone sia la scorsa accortezza, magari no, ma secondo me no, sia la scorsa stagione che penso come ha visto tutti si retrocedeva, cioè, è stato messo in gioco ultra offensivo da secondo me, e quest'anno lo dimostra il fatto che la partita di Coppa Italia che ha vinto a Modena, ha vinto a Cagliari, se si è riuscito a vincere quelle partite è perché nonostante ti trovi di fronte avversari di categorie superiori e di un certo livello, per vincerle è perché scendi in campo per portare il massimo del risultato a casa. Il Frosinone in queste 3 partite, secondo me, come in passato, è sceso in campo per vincerle tutte e 3. Poi subentrano altri fattori, che siamo alle prime di campionato e quest'anno la squadra magari rispetto all'anno scorso ha più fisicità, quindi i giocatori che scendono in campo hanno bisogno di più tempo per entrare in condizione. Però nonostante una prestazione non positiva, l'abbiamo contato insieme al vostro collega di XRV, 9 palle gol, e quando una squadra gioca male riesce a creare, no? Non esagerato. Quando una squadra mi fa finire? Ah sì, sì. Quando una squadra gioca male riesce a creare così tante palle gol, solo una squadra che è forte davvero può farlo. Allora, io ti contesto il fatto che non sono 9 palle gol, perché la partita l'ho vista pure io. Se poi voi considerate palla gol il fatto che uno si avvicina all'area di rigore e poi tirà, allora durante la partita ce ne stanno 30. Io mi ricordo solo al primo tempo, diciamo 9 palle gol, ma sai che una palla gol tu? Guarda, non te ne so di tutte precise, però. No, ma tu che cosa? Allora spiegami. Ah, la prima d'Aurelio, Sì, aspetta. Ce la ricordo io. Spiegami che cosa intendi per palla gol. Ti descrivo. Allora, Aurelio sono davanti al portiere. No, sto dicendo palla gol perché per me significa un'occasione favorevole
facile. Guarda, di nove occasioni, 4 sono state clamorose. Già se tu dici 4, io ti dico che però sono occasioni sono state, ma se cioè, uno io non... in conferenza stampa dice che forse la squadra ha avuto 9 palle gol. Occasione da gol, il significato delle parole, occasione da gol è un'azione che dove ti può permettere di fare gol. Non ti sto a dire che siamo arrivati 9 volte sulla linea e l'abbiamo buttata fuori. Ma se poi te le conto, solo i primi 20 minuti, Aurelio lasciò fare sulla palla mia che Bindi è uscito e Frara che ha cacciato dietro, solo i primi 20 minuti. Poi non capisco perché tutto sto accanimento. No, è una precisazione, non l'accanimento. Secondo me stiamo tirando fuori i problemi e facendo un dramma di cose proprio non esistenti. Comunque Bindi è stato il migliore in campo. Questo è la storia del calcio, dice, quando una squadra avversaria viene in campo in portiere perché qualcuno in porta ci ha tirato. Daniele, scusami, io non volevo entrare nel mezzo, ma mi riferivi a un discorso che io chiedevo la possibilità di vedere magari una maggiore, e ripeto la parola, sfrontatezza. Ma quello dipende da un sacco di cose, perché il calcio secondo me non è chi scende in campo, il calcio purtroppo, secondo me il calcio... dipende da troppi fattori, perché secondo me qualsiasi giocatore scende in campo scende sia per vincere che per giocare bene. Non è che uno scende in campo e dice oggi voglio giocare male, quindi entrano tanti fattori, c'è l'avversario, il campo, ti ripeto, prima di campionato, quindi magari gli assenze, perché comunque sia mancavano giocatori importanti. Però secondo me la squadra è scesa in campo e lo dimostra i primi 20 minuti, a differenza delle altre due partite sei partito forte e ti ripeto che li hai schiacciati là per 20 minuti. Se avessi trovato il gol, ti ripeto che non stavamo qua a parlare delle nuove, delle occasioni e di tirare fuori tutti questi problemi. Perché il Catanzaro, voglio spezzare pure la lancia, non a tuo favore, ma giù alla squadra, che il Catanzaro ha creato pure loro tutto, se... ha trovato però il gol, sono portati i 2 punti. Questo è il problema, che cioè l'accadimento oppure la cosa, che alla fine siamo rimasti senza i punti perché Calazzaro magari non ha fatto sfracelli, ma ha segnato 3 punti. La sconfitta, la sconfitta nostra è arrivata secondo te più per demerito nostro o per merito del Calazzaro? Ma noi sicuramente non eravamo nella nostra giornata migliore, perché ti ripeto, loro si sono caricati sui nostri errori, perché se vedi l'impostazione dell'azione, magari portando palla qualcuno la perdeva, quel passaggio, che l'ultimo passaggio che non andava a buon fine, un sacco di errori tecnici ci sono stati, quindi sicuramente anche noi non eravamo la nostra giornata migliore. Però ti ripeto, secondo me se quantomeno fosse finita con un pareggio, forse non aveva rubato niente. Per quello è ancora andare avanti, cioè, che facciamo? Esatto. Quindi c'è fiducia, ma certo non c'è fiducia, si è persa la partita l'anno scorso, mi sembra che abbiamo perso la seconda, no la terza, abbiamo perso la seconda a Gubbio e poi siamo stati primi per quante partite, quindi non è che è un dramma, certo, anzi meglio che arrivano prima secondo me le sconfitte, che ti rimettono in gareggiata e ti fanno stare sul pezzo, perché questo campionato può succedere di tutto. Quindi con il Barletta, che è una squadra diciamo alla portata nostra, è l'occasione giusta per questo immediato riscatto. Ma certo, secondo me qualsiasi era la squadra che veniva dopo questa sconfitta era l'occasione buona per vincere e per riportare carica sia in noi giocatori stessi e l'entusiasmo nella piazza. Rispettando gli avversari. Grazie.